Continuiamo quello che abbiamo iniziato l'altro giorno, sviluppando questo esercizio in cui abbiamo un sistema di sollevamento, un sistema, diciamo, di alla manovella che si deve muovere lungo questo piano e, diciamo, dopo aver fatto nella prima parte lo studio, aver messo in relazione lo spostamento della massa M4 in relazione alla rotazione del disco D3. Adesso che cosa facciamo? Andiamo a risolvere, diciamo, la parte di determinazione delle forze esterne. La determinazione delle forze esterne si conosceva l'accelerazione con cui volevamo accelerare questa massa E, che era nostra, va bene, l'accelerazione. Quindi andiamo a fare lo studio cinematico. Per fare bene, diciamo, lo studio cinematico dobbiamo determinare la relazione che ci sta tra l'accelerazione di questo punto e il movimento del sistema di tre ruote e poi trasmetterlo attraverso la riduzione fino al motore. A tal proposito, cosa facciamo? Mi sono permesso di determinare quest'angolo qui, come l'altra volta già l'avevo fatto, ma a livello numerico. Ho determinato il segmento C, che è praticamente questo, come, diciamo, di 3/2, quindi il raggio più conoscevo nella posizione alfa, quando, diciamo, l'asse si trova in questa posizione, conoscevo l'angolo alfa rassegnato della configurazione, quindi ho determinato C, appunto era di 3/2 il raggio più L cosenalfa. Poi ho determinato ora BD nelle due configurazioni, BD visto come appartenente a questo elemento qui, quindi è OC meno L coseno di phi, ma BD è anche visto da un punto di vista con i gamma mezzi, quindi BD è questo, sarebbe HC, va bene, questo vale HC, va bene, visto come HC, cioè OC meno di 3/2 coseno di phi mezzi noto, va bene? Ho guagliato per l'1 e la 2 e ho determinato phi. A questo punto basta mettere i valori in calcolatrice e posso determinare l'angolo phi, che poi mi servirà anche successivamente. L'angolo phi si va a mettere, allora, uguale, shift coseno alla meno 1, aperta parentesi, tratto di 3 che è mi ha segnato 1200, 1.2 per coseno di phi, coseno di phi ha segnato i phi mezzi, coseno di phi mezzi mi ha segnato le 20 gradi fratto 2 per L che ha segnato ed è 1/2 per sempre 2, no, mettiamo quindi a posto, va bene, uguale, tra parentesi, uguale, e viene un angolo di 45,7 gradi. E questo è un valore che io poi utilizzerò anche successivamente per la determinazione delle componenti delle forze proiettate in direzione orizzontale e verticale, però io non ho scritto più la grandezza già determinato è che phi uguale a 55, virgola 7 gradi. A questo punto posso andare avanti e mettere e determinare per determinare le forze esterne fare uno studio cinematico, va bene? Allora, per quanto riguarda lo studio cinematico,
cosa faccio? Posso fare cancellare questa prima parte, quindi esercitare lo studio cinematico. Cosa faccio? Devo fare, questo è un sistema articolato in cui posso proiettare questo dove incontra questo e questo appunto è il nostro shear, va bene? Siccome qui siamo in una situazione di accelerazione istantanea partendo dal fermo, in questa configurazione la velocità tangenziale è nulla. Essendo nulla in questo modo la velocità tangenziale, l'accelerazione a questo oggetto, anche a questo punto, è un'accelerazione solo tangenziale. Non esiste un'accelerazione radiale, perché chiaramente la velocità tangenziale è nulla. La formula ci lega l'accelerazione radiale con la velocità tangenziale è questa, ma essendo nulla questa, questo vale a zero. Quindi quando vado a studiare l'accelerazione del punto B, so che questa è diretta solo in direzione tangenziale, cioè che forma un angolo 90 gradi con il raggio. Va bene? Quindi in questa situazione io posso ripercorrere il nostro studio, lo faccio il disegno qui magari forse più, o diciamo è come se avessi una manovella che forma con la sua biella lunga L, questa è lunga di 3 mezzi, forma questo angolo phi che allo stesso tempo si muove in un'accelerazione a nota, che è l'accelerazione istantanea che voglio generare nel mio sistema. Io so che l'accelerazione di questo punto formerà un angolo di 90 gradi con la manovella, perché è solo tangenziale, l'abbiamo dimostrato, perché la componente radiale è nulla. Quindi l'accelerazione io trovo questa A del punto B sarà solo tangenziale, cioè formerà un angolo retto, va bene? Ok, a questo punto io posso benissimo determinare quest'angolo qui, va bene? Quest'angolo qui come lo posso chiamare? Teta, perché posso chiamarlo sempre teta, va bene? Ok, a questo punto devo rilevarlo. Allora, inoltre conosco che questo angolo qui è gamma mezzi, quindi anche questo è gamma mezzi. Quindi, siccome questo è tutto un angolo piatto, posso trovare che teta è uguale a 180 meno φ, che ho determinato prima, meno 90 gradi, meno gamma mezzi. Sostituisco valori, 180 meno 55,7 meno 20 meno 40 meno 20 perché gamma mezzi meno 90 e trovo quest'angolo qui con cui poi dopo io proietterò la componente dell'accelerazione, va bene? E quest'angolo qui è uguale a, faccio il calcolo, 20 meno 90 meno 55,7 e fa 14,3 gradi. Io arrivo a fare quest'angolo qui. Ok, a questo punto posso andare avanti nel mio studio, quindi di cosa ho fatto? Ho determinato il CIR, quindi questo teta cosa non è altro che l'angolo, la direzione tangenziale della diretta all'accelerazione in forma con la manovella, va bene? Ok, a questo punto io ho due modi, o determino il CIR come sappiamo e attraverso il CIR determino l'omega sia di questo punto e poi me lo riporto a questo, oppure posso direttamente determinare l'accelerazione in cui è diretta questa, però è più complesso. Allora, a questo punto posso trovare questo il CIR
conosco l'accelerazione, posso calcolare il beta che fa generare accelerazione istantanea beta, che genera questa accelerazione angolare istantanea. A questo punto avrò che AD, chiamato E, in che relazione sta con il beta, questo del C, lo chiamiamo il beta 1. Saprò che AE è uguale a beta 1 per la distanza, chiamiamola, a questo punto si è chiamato E, a questo punto si è chiamato D, a questo punto che il centro della ruota si è chiamato O, va bene? Quindi questo sta sul prolungamento, il C lo posso chiamare K, va bene? Quindi so che a questo punto so che il AE è uguale a beta 1 per KE. Okay. Posso ora determinare, diciamo, quello che conosco. Allora, questo lo conosco. Posso tirare questo, la proiezione diventa J, L lo conosco, va bene? Quindi posso determinare JE. Più posso chiamare questo. Questo sarà 90 meno gamma mezzi, che è 20, di più che 70 gradi. Posso chiamare prima JE, JE sarà BE che è L, per questo angolo qui, che è S di questo angolo. Ma questo angolo qui quanto vale? Questo angolo qui vale 90 meno φ. Quindi 55 e 7, 90 meno 55 e 7, quindi fa 34 e 3, quindi questo è 34 e 3, quindi J è uguale a L seno di 34,3. A questo punto posso rilevare JB, il JB sarà L seno, scusate, coseno 38,93, e questi li posso calcolare, va bene, L lo conosco 1, quindi sarà seno 34,3, 0,563, meglio, questo metri. Ho rilevato questi due valori. A questo punto posso rilevare quest'angolo non più 70, posso rilevare KJ. KJ è il cateto JD per la tangente dell'angolo opposto, per la tangente di 70. Ed è uguale a che 126 per la tangente di 70 e fa 227 metri. A questo punto posso rilevare KE, il KE sarà uguale a KJ più JE, quindi 227 più 0 563. Faccio l'operazione. Meglio. Posso sostituirlo
qui avare beta 1. Beta 1 va all'accelerazione di istantanea alla nota fratto K. Quindi l'accelerazione alla nota era l'accelerazione istantanea del sistema era 1,5 metri al secondo, 1,5 fratto 2,83 e ricavo l'accelerazione ancora di beta 1. Radianti fratti secondi quadrati. Una volta trovato il beta 1, posso trovare l'accelerazione di B tangenziale. L'accelerazione di B sempre tangenziale, mi d'accordo era questa, e ricordo che le radiali in questo punto di B è nulla, perché abbiamo spiegato il problema, perché la scelta tangenziale è nulla, perché è istantaneamente fermo, comincia a accelerare. Avrò che l'accelerazione in B sarà solo tangenziale, va bene? Non potrà essere radiale perché appunto Vt è uguale a zero, perché si parte da fermo. Quindi avendo l'accelerazione sulla componente tangenziale, avrò l'accelerazione tangenziale di B sarà Kb per beta 1. E quindi posso chiamare questo valore, Kb. Non l'ho ricavato, Kb sarà uguale a L ipotenusa, un cateto, per esempio di J, fratto il coseno di 70. Costituisco valori, di J è di 0,126 diviso il coseno di 70. Va bene? Sta 2. Bene, sì. E quindi viene 2,42 per 0,530. E viene 2,42 per 1,52. 1, perfetto. Radianti, come se si poi posso rilevare anche l'accelerazione angolare B della manovella, quindi questa B, che poi mi servirà per lo studio cinematico e tutte le altre ruote. Il B è l'accelerazione di B tangenziale fratto il raggio, cioè B3/2, quindi lo va a portare di sopra. Quindi sostituisco e viene l'accelerazione di B è 1,28 per 2, 1,28 per 2 fratto B3 che è 1,2. Radianti fratto secondi al quadrato. E quindi sono a posto. Ora mi sono riportato a trovare l'accelerazione della ruota 3. Ora posso da questa ricavare l'accelerazione. Questa sarà anche l'accelerazione di questa ruota. Ora devo fare il rapporto di trasmissione dell'accelerazione di questa e ho determinato la parte cinematica. Va bene? Quindi posso determinare, avrò che il beta 2, che è questa ruota qui, questa è la ruota 2, questa è la ruota 3, questa è la ruota 1, avrò che beta 2, questo lo posso riportare come beta 3, quindi beta 2 è uguale a beta 3 perché sono sullo stesso lato, quindi è 2,13, poi avrò beta 1 che sarà uguale a beta 2 per V2 fratto V1, quindi sostituisco i valori, beta 3, beta 1, beta 2, quindi 2,13 radianti fratto secondi quadrati, 2,13 diviso per
per T2, per T2 che è 321.3 fratto di 1 che è 100 fratto 0,1, quindi viene 6,39. Variante tanti secondi quadrati e mi segno la parte se non lo mi servono, quindi avrò 3 uguale 2,13 uguale a pesa 2 e pesa 1 uguale 6,39 praticamente fratto secondi al quadrato. Bene, a questo punto fatto diciamo l'analisi cinematica del problema, posso passare a studiare la parte dinamica. Per studiare la parte dinamica, la prima cosa da determinare è la forza che deve agire sul mio sistema. Vi faccio lo schema, avrò il punto O che è l'origine, avrò il punto B che è equivalente alla manovella, e avrò la manovella che è L, avrò l'angolo Φ qui, avrò qui la forza con cui il sistema deve spingere questo, va bene? Poi avrò la direzione tangenziale che forma con questo un angolo θ, questa direzione tangenziale, va bene? Che forma l'angolo 90 gradi con questa. Questo è di 3 mezzi, devo trovare la forza che agisce e devo agire sul punto E. Ok, come faccio? Allora, applico per questo l'equazione, la prima equazione cardinale, e ricordiamoci che ci avrò una forza sul verso alto, poi ci avrò una forza verso il basso e una forza d'attrito, e poi avrò l'inerzia, perché questo si chiama la massa M. 4. Quindi scrivo le prime equazioni, soltanto le forze esterne uguale a M4, per A, divido il sistema in sottosistemi, questo è il sistema 1, ovvero eventualmente il sistema dell'asta che posso trascurare perché trasmette la forza, e poi avrò il sistema della ruota 3, che la chiamo sistema 2, ovvero il sistema della ruota 2, che la chiamo 3, e poi avrò il sistema della ruota 1, che lo chiamo 4. Quindi studio per primo il sistema della massa, che è il sistema 1. Va bene? Quindi avrò il sistema 1, sistema 1, quindi diviso il sistema e il sottosistema. Il sistema 1 è fatto dalla massa M4, una forza che spinge verso l'alto F, una forza d'attrito che spinge verso il basso FA, e poi avrò giustamente l'asta, ok? Che comunque dovrò poi determinare la forza che agisce in questa direzione, che è l'asta. Conosco che quest'angolo qui è complementare a 90, quindi è 180, 90 e 90 meno φ, e questo è 90 meno φ, va bene? E posso rilevare la forza F, va bene? Applico la prima equazione cardinale, risultante a questo esterno uguale M4 per l'accelerazione del punto E che è data, quindi ora il risultato di forza esterna sarà la massa si muove positiva in questa direzione, quindi questa è la più, quindi avrò F meno FA uguale M4 per AE. Dove FA che cos'è? La forza premente quale sarà uguale? Sarà uguale alla componente diretta in questa direzione, vero? Quindi sarà F per, quindi la forza con cui, allora,
chiamiamo F asterisco, quindi sarà uguale a F asterisco, che sarebbe la forza che agisce su questa, sull'asta L di cui preme, per poter poi creare una F, una componente F, questa resta sarà F asterisco seno di 90 meno phi. Per il coefficiente d'attrito assegnato. Ma allo stesso tempo io posso mettere in relazione F e F asterisco, perché F sarà uguale a F asterisco per il coseno di 90 meno phi, dove F asterisco è la forza in cui l'asta deve prendere. Ok? Quindi a questo punto io posso calcolare, sostituendo i valori, sostituendo la 2, la 3 e la 1, e avrò F è uguale a F asterisco coseno di 90 meno phi, meno F asterisco seno di 90 meno phi, che è appunto FA uguale a 4 AE. In questa equazione le incognite appunto sono F asterisco, va bene, posso rinnovare, sarebbe la forza in cui l'asta deve muovere. F asterisco sarà uguale a, metto in evidenza questo e questo, a M4 AE fratto il coseno 90 meno phi meno F per il seno di 90 meno phi. Sostituisco valori dove M4 è 1200 AE è 1,5 fratto il coseno di 90 meno phi, dove phi era appunto 55,7 meno F coefficiente attivo del 0,2 per il seno di 34,3 e ricavo la forza. Quindi avrò 1200 per 1,5 fratto il coseno di 34,3 meno 0,2 per il seno di 34,3. Allora, 1,2 per 1,5 fratto coseno 34,3 meno 0,2 per seno 34,3. Perché è 2520 newton. Questa è la forza con cui l'asta deve spingere in effetti questa parte. Questa è la forza F che deve agire in questa direzione per generare sulla massa M4 un'accelerazione di 1,5 metri secondo quadrato. A questo punto posso andare a determinare le forze che agiscono sulle varie ruote. Mi scrivo la forza F asterisco, che è 2520 newton. Bene. Chiaramente ora questa forza che cosa darà origine? Darà origine
non sull'angolo 6, se il primo ho calcolato, ha due forze. Ha una forza che tira verso l'interno, cioè tirare questo rito, questo è il soggetto, il soggetto, l'angolo, una forza che tira verso l'esterno e una forza che lo deve spingere e lo flette. Il soggetto ha due forze, una forza così, va bene, e una forza così, va bene? Quindi sulla ruota 3, quindi posso chiamare, avrò, chiamiamolo F3 questo, F3, va bene, avrò un F3 chiamato radiale e un F3 tangenziale, quindi avrò due forze, va bene? Io so, le due componenti sono F3 tangenziale, che sarà uguale a F asterisco coseno di teta. L'F3 radiale è una forza che io troverò, va bene? F3 radiale sarà una forza che io troverò, ok? Che troverò sull'albero, cioè sull'albero esistono due forze, una forza che lo flette in questa direzione, una forza che lo flette in questa direzione, perché chiaramente la spinta non è perfettamente tangenziale, ma è leggermente spostata. Quindi quando l'albero spinge in questa direzione, chiaro, per spingere in questa direzione è soggetto anche l'albero a un'altra sollecitazione che è lungo questa direzione, che è data da questa componente, ok? Quindi per creare questa componente qui, F asterisco e serve per poi accelerare questo e creare questa componente, bisogna avere, ho due sollecitazioni sull'albero, uno lo flette così, che è questo, e questo lo flette così, quindi ho una doppia componente di flessione, due forze, va bene? E questo vuol dire che avrò anche due reazioni vincolari, ok? Quindi dovrò vedere l'albero da due punti di vista, su questo piano con le due flessioni. Avrò che queste forze saranno F asterisco seno di teta. Riporto valori, io avrò 2520 per coseno teta vale 14,3 che viene 2440 meno F3 radiale vale 622 newton. Quindi posso riportare questi due valori, quindi avrò F3 tangenziale e F3 radiale, che saranno 2840 e 622 newton. Okay. A questo punto posso studiare il sistema 3, va bene? Sistema 3 che è soggetto a queste due forze che agiscono sull'asta. Prendiamo il sistema 3, che è la ruota, quindi la ruota a questo punto a cosa è soggetto la ruota 3? Sarà soggetta a una coppia motore che è diretta come il beta 1, il beta 3 che deve generare, più sarà soggetta ad una forza Ft, F3t che abbiamo determinato, più sarà soggetta a una forza F3 diretta verso l'esterno, F3 radiale, che però non dà coppia, perché poi ci sarà la reazione vincolare ovviamente che compensa questa radiale, quindi queste diciamo è più diciamo non danno coppia allo safiro, ma danno solamente la sollecitazione sull'albero. Quindi ho questo ragionamento, quindi ho F3T, CM e B3, e più ho la massa M3. Applico la seconda equazione cardinale e ho che il momento delle forze esterne rispetto al centro del chiamato O deve essere uguale al momento di inerzia rispetto ad O
per beta 3. Ma inoltre le forze esterne sarà data da Pm positivo meno F3T per di 3 mezzi uguale al momento di inerzia IOC che è M3 di 3 ottavi per beta 3 che ho precedentemente studiato da qualche simulabile che era 2,13. A questo punto posso rilevare linea ancora di Cm, Cm sarà uguale a F3T per di 3 mezzi più M3 di 3 ottavi per 2,3. Come siamo ormai abituati, la locomotore deve crescere. La forza che veramente ci vuole per spingere la massa deve essere l'inerzia della ruota e comunque deve essere messa in rotazione. Sostituisco valori, sarà F3T sarà 2,440 per di 3 che è 1,2 metri fratto 2 più M3 che è 180 per 1,2 alla seconda fratto 8 per 2,3. Sostituisco valori nella metto valore della conduzione e avrò 2,40 per 1,2 fratto 2 più 180 più 1,2 alla seconda per 2,3 fratto 8 e viene 1533 metro e questa è la volta Cm della ruota 3, quindi avevamo la C3, forse è più giusto, perché all'epoca non abbiamo ancora la coppia, anche la dire sulla ruota 3, chiaramente legata alla ruota 3, va bene? Quindi C3 uguale a 1530, C3 uguale a 1530 newton metro. Possiamo andare avanti. Trovare ora, andare a questo era analizzato, era il sistema, sottosistema che ho chiamato 2. Va bene? Ora vado a vedere il sistema 3 che è quello della ruota 2. Prova 2 avrò C2, M2, beta 2, va bene? E quindi avrò che C2 che agisce qui sarà ovviamente una coppia opposta, che sarà la coppia con cui diciamo il sistema questo frena questa ruota qua, perché chiaramente c'è una trasmissione. E quindi poi avrò, oltre a questa, avrò una forza. Con cui il sistema motore agisce, chiamiamola per esempio S, avrò la forza con cui la cinghia tira la ruota 2 e gli fa vincere la coppia resistente C2, va bene? Qui ovviamente è facile, avrò che S per di 3, per, scusate, di 2 mezzi meno C2 è uguale a I2, sempre rispetto al centro, tra 1 o 1, per beta 2, dove ricordiamoci il C2 è uguale a C3, perché chiaramente sono sullo stesso albero, quindi la coppia deve essere, la coppia dell'albero trasmitto deve essere uguale. A questo punto sostituisco valori, diamo le coordinate S sarà uguale a C2 più C2 per V2 fratto V2 tutto fratto per 2 e questo, va bene? Sostituisco valori e avrò 1530 2
per 1530 più i 2 m2 di 2 fratto 8 per beta 2 più 4 rimane 2 per 5. Tutto questo fratto di 2 che è 300. Metto tutto in calcolatrice e avrò 2 per, metto parentesi, 1530 più la frazione m2 70 per il 2 è 300.3 alla seconda fratto 8 per 2.13, tutto fratto 0.3, chiusa parentesi, uguale 10.211. E questa è la forza S della ruota 2, va bene? A questo punto possiamo andare a definire l'ultima forza che rimane, quella della ruota 1, va bene? Prendiamo quella della ruota 1, sistema 4, che è questo, va bene? Sistema 3 e questo è sistema 4. Sistema 4 avrò stesso senso di rotazione, avrò B1, poi avrò l'S opposto che si oppone a questa, quindi l'S1 che va alla S2, e poi avrò la coppia motore che è quella effettivamente il motore che trasmette all'altro. Va bene? E qui avrò la massa M1 e qui avrò quello è un centro diverso, sarà un punto. Apro sempre la seconda equazione cardinale e avrò Cn meno S1 che uguale all'S determinato prima, quindi scrivo S per di 1 mezzi uguale a momento di inerzia di rispetto al punto O2 del sistema della ruota 1 per beta 1. Vediamo Cn sarà uguale all'incognita a S per di 1 mezzi più la massa 1 per il diametro 1 alla seconda fratto 8 per beta 1. Sostituisco valori, l'S è 10.200 per di 1 mezzi che è di 1 era 100, quindi 0,05, faccio vedere direttamente di 2, più la massa che è 1, che è 30, più 30, per 0,1 alla seconda fratto 8 più il beta, per il beta scusate, il beta era, beta 1 era 6,39 per 6,39 uguale a 10.200 per 0,5 più una frazione 30 per 0,1 alla seconda fratto 8 per 6.79 e viene 510 newton meno. Questa è la coppia motore che volevo determinare. A questo punto posso cancellare e andare a fare, ho determinato dalle forze esterne che agiscono sull'alberone e sull'alberone, posso andare a fare uno studio determinato le azioni vincolari e agiscono sugli alberi. Allora, quando io vado a fare l'albero 2, come ho detto, questa forza
questo diciamo ruota per spingere questo, gli trasmette due forze, una forza verso tangenziale ed una forza radiale che sull'albero equivale ad analizzare l'albero dal tuo punto di vista, va bene? In questo piano e in un piano perpendicolare, che chiaramente genera due sollecitazioni flettenti diverse. Quindi quando vado a vedere l'albero 2 dovrò fare due studi. Dovrò fare uno studio dove io sono l'albero 2, mi supporti che sono AEP, CD, scusate, e sono, va bene? D è misto, quindi ci metto la cerniera e qui ci metto il carrello, qui ci metto il radiale, poi avrò le distanze, le 4, le 5, le 6, che sono in modo particolare, e le 4, le 5, le 6, 150, 200, 120. 150, 200, 120, poi avrò le ruote qui all'estremo, questa è trasmette, allora, dipende, devo guardare, il piano diciamo che è, il piano, quello diciamo dove è presente la forza tangenziale, piano, ciao, dove è presente la forza tangenziale e poi avrò l'altro 2, dove è presente il piano, dove è presente la forza radiale, che sarà lo stesso schema, però dove ho una forza diversa. Ovviamente sono su due piani perpendicolari fra di loro, perché l'albero è sia in questo piano, sia in un piano perpendicolare, flette anche in quell'altro dire, sia così, sia così, in quell'altro piano, va bene? Flette nei due piani. Quindi avrò sempre così, le stesse distanze, chiaramente cambia le forze, va bene? Qui avrò una forza tangenziale, FT, che avevo già calcolato ed era 2520 N. Ora è importante capire in che piano sta la forza, questa qui. Questa forza, la forza che agisce e che tira verso il basso, è nello stesso piano di FT, va bene, sono nello stesso piano, chiaro? Quindi l'S lo metto qui e qui ci avrò l'S, che è l'S nel piano stesso, questa, e questa S lì sarà rivolta, allora, se questo gira così, se questo gira in questa maniera, questo lo gira verso il basso, e questo è diretto verso il basso, ed è l'S che ho calcolato, ed è simile 200. Nel piano invece questo qua, dove agisce l'F radiale, ho solamente questa forza qui che tira verso l'esterno e che è ora posso studiare l'albero da questi due punti. Se tu sono la coppia che esiste, che ovviamente le studierà perché le ruote sono all'estremità. E quindi qui avrò una coppia che è 1530. Newton metri, 1530 newton metri, che è la stessa che esiste lì. Chiaramente non cosa c'è che esiste. Posso fare, portare, mettere le lettere sull'albero, va bene, qui si era già detto che era C e D, qui posso fare gli altri nomi, G e I,
di calcolare le reazioni nucleari. Le reazioni nucleari saranno Vg, Vd e Hd. A questo punto posso rilevare che cosa? Che Hd subito vale a 0. Mi sembra che mi sia passato anche la forza di risultare. No, e quindi questo video non si l'aveva detto, e considerare una spunta come questo vale a 0, poi avrò che metto il sistema di riferimento sempre diretto così, va bene? Quindi avrò che Vg più Vd. Però non c'è nessuno che... Vg più Vd più 2520 meno 10200 uguale a 0. A questo punto posso ricavare il momento da fuori rispetto all'oriente del punto C uguale a 0 e avrò, questo qui è negativo perché gira, no, positivo perché gira in questo stesso senso, quindi ho 10,2 per 0,15, poi avrò questo che gira, anche questo positivo, più Vd per 0,2, questo è il braccio, più avrò 2520, che anche questo è positivo perché gira nello stesso verso, abbiamo stretto il sistema di riferimento, che è 2120, 0,32 uguale a 0. Risolvo questo sistema e avrò Hd uguale a 0. Risolvo l'equazione 3 delle incognite. Qui abbiamo tre sistemi, tre equazioni delle incognite, Vc, Vd e Hd. Hd uguale a 0. Da qui abbiamo Vd, Vd uguale a 2005, a meno 10.002 per 0,15 meno 2520 per 0,32 fratto 0,2. Lo calcolo e verrà fuori meno relativamente negativo 10.200 per 0,15 più meno sarebbe un punto positivo qua. È vero, 11.700 newton. A questo punto posso chiamare Vc dalla 2, Vc è uguale a 10.002 positivo meno 2520, per conto di là vuol dire negativo, quindi 11.700 meno 10.200 più 11.700 meno 19.400 newton. A questo punto cambio solo il quarto valore, cambiando al posto di Vc positivo 19.4 lascio stare un sì, al posto di Vd cambio il verso perché è negativo e metto il valore che è 11.700. Posso a questo punto rilevare le stesse grandezze nell'altro piano, che avrò sempre V, le lettere sono uguali, e avrò Vd, Hd, ripeto lo stesso calcolo. Ovviamente usato le stesse lettere non sono più diverse, quindi sarebbero lettere diverse, va bene? Però io ho più semplificato le stesse lettere, non sono le stesse forze diverse ovviamente, sono diverse, quindi andrà a mettere un altro nome, per 2, va bene? Per distinguerli. Quindi avrò che Hd2 vale a 0, poi avrò Vc2 più Vd2. Sempre lo stesso sistema di riferimento orientato allo stesso modo, meno 622 uguale a 0, e poi apre il momento rispetto a C che sarà Vd2
per 0, prima la seconda che sarebbe QD2, mettiamolo così, forse se oggi si imbroglia, per 0, 2, positivo, questo è negativo, meno 622 per 0, 32, uguale a 0. Per cui ricavo che QD2 è uguale a 622 per 0, 32, fratto 0, 2. Quindi, calcolatrice, 622 per 32 fratto, e viene 995. H2 appunto era uguale a 0, a questo punto abbiamo un C2 che è uguale a 622 meno 995, e viene 373 meno newton. Riporto valori, questo lo rigiro perché a questo punto è negativo, mi dai il valore di 373, questo lo rigiro, la lascio uguale a 995. Siamo pronti allo studio, abbiamo finito di determinare le forze esterne in questo sistema dell'albero 2. Resta determinare l'albero 1. Questo in fondo è una cerniera, avrò che qui la coppia non esiste in fondo, ma esiste perché la ruota è prima del supporto, qui avrò la coppia in fondo perché comunque il motore, il valore è 510 newton metro, qui è 510 newton metro, a questo punto avrò da determinare le forze, ho la forza che agisce in questo punto ed è rivolta verso l'alto, quindi c'è sia la coppia sia la forza verso l'alto che è 10.200, perché quando chiaramente questo finisce la reazione è verso l'alto, la tira verso l'alto, la ruota condotta, ho i valori e ho L1 e L2 e L3, 70, 240 e 100, 70, 240 e 100, millimetri, 240 millimetri, 100 millimetri, posso riportare le reazioni vincolari che sono mettere L, E, A e B, M, va bene? Mettere azioni vincolari che sono VB, HB, VA, e posso a questo punto risolvere. A questo punto risolvere vuol dire, allora, scrivo HB uguale a 0, poi scriverò che VA, metto sempre il stesso sistema di riferimento, e avrò che VA più VB più 10.200 uguale a 0. Poi avrò, metto il momento A uguale a 0, lo scrivo sempre perché lo devo far capire, e avrò 510. No, 10.200 per 0,24 ed è positivo, e poi avrò
questo anche lo positivo, più VD è 0,34 uguale a 0, dalla 3 ricavo VB, quindi dalla 3 ricavo VB, VB è uguale a 10.200 per 0,24 fratto 0,34, e questo viene 7.200 di mosola. Legavo a questo punto QA, QA uguale meno QD, quindi meno 7.200 meno 10.200, e fa meno 17.400 mosola. A capire uguale a 0, riporto valori, quindi QA meno 17.400, mi metto la freccia, questo è 17.400 mosola. Questo è 0, lo tolgo, VB è 7.200 newton. Sono pronto a fare lo stesso. Riguardo il calcolo della coppia motore, abbiamo calcolato quella massima che ci vedeva, l'accelerazione era questa coppia motore massima, 510 Nm. Per quanto riguarda la potenza, ovviamente la potenza motore dipende dal numero di giri con cui voglio far ruotare questo sistema. Chiaramente, supponendo che questo sistema viaggi sempre, una volta raggiunto il regime a velocità costante, devo calcolare, mi manca di sapere, diciamo, in che tempo voglio raggiungere, cioè chiaramente io che creo questa accelerazione devo poi a questo punto andare a determinare la velocità con cui la ruota deve ruotare per una condizione, diciamo, per accelerare questo sistema in questa maniera, devo determinare la velocità. Una volta determinato la velocità, posso rilevare la potenza anche massima che è possibile dare a questo sistema, ok? In base anche, diciamo, al tempo di percorrenza di questo tratto, che era l'informazione in questo caso mancava, va bene? In questa fase possiamo fermare a questo studio. Abbiamo determinato lo step 1, che è quello della determinazione delle forze esterne.